di Salerno Antonio Iannone. Contestualmente ringrazio l'associazione nella quindi siamo a disposizione per ragionare a 360 gradi su qualsiasi sviluppo dell'iniziativa. Con questo vi ringrazio e vi lascio parlare prima della Presidente. L'invito e l'opportunità di poter dedicato ai giovani e ai giovani cinese. Quindi noi mettiamo al servizio della comunità, nello specifico degli alunni delle scuole medie superiori, quarto e quinto prevalentemente, il nostro giovane. Ci piace farlo con le istituzioni, raccogliamo quindi, siamo impegnati a fare, di dare ai giovani innanzitutto quelle informazioni di correttezza e di opportunità che possono e li riguardano. Credo che questo tema rappresenti. Credo che le istituzioni locali debbano avere in mano che si sancisce la collaborazione. E poi vorrei fare una foto con tutto il gruppo, visto che tutti i due, anzi in tre, perché c'è pure Antonio. Sì, questa mattina insieme all'Associazione Nazionale Promotori Finanziari sottoscriviamo un importante protocollo di intesa in cui ci impegniamo a mettere in campo una serie di azioni, soprattutto informative e di sistema, per dare ai giovani della provincia di Salerno che sono iscritti alle scuole medie superiori una corretta informazione su quella che è una nuova cultura di carattere finanziario, per programmare il futuro e perché no anche per trovare una occasione di impegno che dia la possibilità di una occupazione in futuro in un settore che la vita moderna impone come strategico nella costruzione di una nuova società in cui l'economia sia valorizzata da un dato di grossa capacità professionale e anche etica.